Ciao ragazzi, sono qui in compagnia dei Noise Machine. Qui a fianco a me ho Guido, Ciao. Roberto e Mizi, ciao. e Dario. Dario, Chi ripartiamo, Dario ripartiamo. è dietro che ci sta ascoltando lui. Videoconferenza. From Bordighera. Allora, ragazzi, partiamo subito. Facciamo la domanda a diritto. Come, quando e perché nascono i Noise Machine, questo progetto? Sì, diciamo che io ho iniziato a collaborare con Dario per i progetti Voodoo Hill e The Cage di Dario. E nel frattempo sono grande amico di Guido da tanti anni, in vari progetti. Quindi poi quando abbiamo con Dario si è deciso di fare un gruppo per fare delle serate con Bonnet, praticamente ho fatto incontrare Guido e Dario e si sono trovati subito bene. E tutti e tre, insomma, eravamo ben contenti di questo progetto. E una sera, suonando in un locale, appunto, facciamo così una jam session, perché Mizia è amico del proprietario del locale, noi non lo conoscevamo obiettivamente, se non di nome, vabbè. E siamo rimasti entusiasti e ho detto: lui è l'uomo. E infatti anche Dario, poi appena l'ha sentito, insomma, è piaciuto e quindi Una sorta tutto è di colpo di partito. Sì, fulmine. colpo di fulmine, bravo. Veramente, comunque, è È stato stato un colpo veramente di un colpo. fulmine. Sì. Appena mi sa che era All Out of Rosie, Sì, che è esatto. appena cominciato a Siamo cantare guardati. e saltare. Sì. Io e Roberto ci siamo guardati, È avevamo annuito, l'uomo è giusto. l'uomo, è lui, è lui. Grande E qui di stiamo parlando che anno siamo? Cos'è? Dario, quando è che abbiamo cominciato? No, tra 2007. Sì, sì, No, non forse prima del disco. sì. Questo album prende il titolo di The Jumping Clown Sì. e viene fuori, se non erro, eravamo fine 2008. E questo è l'album The Jumping Clown. Subito domanda anche qui, il clown, perché? Vabbè, Poi la inizi sul storia. palco è uno che salta a Sì, destra e a lui è uno sinistra. La storia showman Quindi alla sono stato fine. soprannominato da qualcuno come un Pagliaccio. pagliaccio che salta, no? Quello Quando ho è un raccontato pagliaccio che questa cosa salta. ai Noise Machine, allora hanno cominciato a prendermi in giro. Ah, un pagliaccio che salta, un pagliaccio che salta. Quando Dario ha mandato È l'ultimo diventato The pezzo Jumping Clown. strumentale, io e Guido che abbiamo scritto i testi e le melodie, ci siamo guardati in faccia e abbiamo detto: su un tiro del genere che è mezzo punk, mezzo rock and roll, cioè, questo è un pagliaccio, questo è Jumping Clown. E in effetti, voglio dire, Voi ci sta perfetta. cioè non abitate tutti a Milano. No. Come avete realizzato l'album per sia la musica, la parte scritta dei testi? Chi è che ha fatto cosa e come? Per fortuna c'è internet, perciò si può lavorare a distanza. Dario ci ha mandato delle basi strumentali. Già proprio come l'ha detto Roberto, abbastanza definite, dove noi a Milano, ci siamo, io e Mizzi, abbiamo poi elaborato le melodie e i testi. Dopo ci siamo trovati da Dario e abbiamo riascoltato queste specie Questo di demo che materiale. abbiamo fatto. Abbiamo Ah no, a ancora. casa tua ci siamo trovati, abbiamo lavorato sulle stesure Sì, sono tutte proprio. cose tue. Ah, è 3 giorni vero. di dire no, facciamo così, facciamo. Tu direi: ma allora tu in tutto questo non fai un cazzo come processo? Dico: no, io sono. Voleva rimanere Esatto, lì al punto. non parte a suonare alla batteria, io sono il rompicoglioni che siccome. Infatti stavo arrivando a chiederti, e tu cosa hai Io fatto? faccio quello che alla fine vuole. Lotta con tutte le sue forze per portare le cose in una direzione che secondo lui è quella giusta. Vado un attimo indietro. Uno che scrive, obiettivamente, scrive una cosa e giustamente ha scritto la cosa che secondo lui è la più giusta. Io, non essendo coinvolto direttamente nella scrittura, non ho questa paternità e questa gelosia, quindi mi prendo il compito di provare a far vedere a chi ha scritto un altro punto di vista. Come dire, tu hai scritto questo, va bene, ma se diventasse così, ovviamente devi avere dall'altra parte uno che abbia voglia di provare la roba. Ecco, io mi Certo. prendo questo ruolo qua, provare stesure diverse, sonorità diverse, proviamo a farlo senza quello, proviamo a mettere quello. Se iniziassimo dal finale, cioè questa tipologia di visione, perché non direttamente coinvolto nella scrittura, ecco. Quanto ci avete impiegato per realizzare l'album alla fine? Ma credo in tutto quasi un anno. Un Dario, anno? quanto? Un anno ce l'ha messo?
per fare tutto l'album? Sì. E beh, voi vi vedevate solo lunedì, quindi se tu unisci... Sono 52 lunedì. L'abbiamo fatto in una settimana, però tu una cioè l'album poteva essere finito in poco tempo, l'avete presa un po'. Questa è molto ligure come risposta. No, bisogna anche dire che Dario... un annetto dai, dalle stesure alle... Senti, ma Dario, ti faccio una domanda io, ma quando tu fai questi brani parti dai riff di chitarra, dai groove della batteria, da cosa? Beh, di solito mi scappa un riff. Ti scappa un riff. E metto, do un tempo a questo riff e metto un loop di batteria, ad esempio, con dei passaggi, lo costruisco mano in mano. Però parte dal riff. Può partire da un tempo di batteria, ad esempio, che mi ispira qualche una volta, compro una chitarra nuova, un pedalino nuovo, mi ispira a un pezzo. Cioè, non so, mi escono fuori così. Poi arriva il guardia e distrugge tutto. Ho portato anche Dario a sentire i Nine Inch Nails, a sentire i Tool. No? Ecco, tu sei quello più particolare a livello di sonorità, cioè non particolare, giusto che sia così, una mentalità aperta. Mi piace molto cercare il buono. Io penso che anno per anno ci siano delle cose inutili, delle cose brutte e delle cose interessanti. Sì, io dico sempre che c'è musica buona e musica non buona. Non mi piace il fatto di dover etichettare per forza un genere musicale. No, evidentemente dal genere, giustissimo. Perché non perché io dico amo il rock, devo solo ascoltare il rock e finisce lì. Per me il rock è come dico sempre, così come rock Club Magazine, il magazine online è condivisibile con chi vive la musica nelle sue mille sfumature. Questo vuol dire che ci può essere il rap, che ci può essere il metal, che ci può essere il new metal, tutte quelle novità, come può essere... Sì, sì. Mi sembra giusto. Infatti le Zeppelin, se ci pensi, sono diventati le Zeppelin perché erano appassionati di rhythm and blues, di folk, di acustica, tante, tante contaminazioni, se no, se perché avuto sennò... le contaminazioni. Loro erano grandi amanti di Elvis Presley, cioè, secondo me si sente tutto anche questo nel loro lato rock and roll. Ogni volta porta un sapore nuovo, no, se vogliamo. Quindi tornando al vostro album, ci sono un po' di situazioni con sonorità particolari, non segue la stessa linea. Ovvio che la canzone, a parere personale, che viene fuori, che colpisce e d'impatto è The Jumping Clown. Questa canzone ad aprile avete presentato il video. Avete realizzato un video. Molto bello, canzone stupenda. Che riscontri state avendo da questo video? Ma notizie ultime dicevano che ho visto che siamo in rotazione su Rock TV, su Italian Street Beta e mi sembra su Metal Zone, che è sempre un'altra trasmissione di Rock TV. Quindi voglio dire, questi sono i riscontri positivi. Ora ovviamente speriamo sempre in meglio. Vediamo, voglio dire, cos'altro ci potrebbe portare questo video? Ma grande riscontro anche dalla rete, perché adesso abbiamo questo mezzo incredibile che non serve solo per comporre pezzi o per video chattare, anche per avere dei feedback immediati da parte dei fan. E quindi nel primo giorno ho avuto 1000 contatti questo video. Il click su YouTube. E ognuno può commentarlo. E io ho solo letto commenti positivi, quindi penso che sia ottimo. È caduto molle. Tra l'altro nel video avete delle bellissime ragazze, penso che l'occhietto anche lì di molti maschietti cadrà un po', cioè logico, una bella base musicale, un contesto piacevole, un circo, il clown e delle belle gnocche.